Beh, ragazzi, io sono Agisius e, come avete potuto capire dal titolo, ho tante notizie importanti da darvi. Ma andiamo con ordine. Allora, la prima è il Milano Games Week. Ok, io sarò presente al Milano Games Week, sì, ma con altre persone della serie. Avrò con me l'onore, cioè avrò l'onore di avere con me Diso, che è uno youtuber che, se non conoscete, ho avuto modo di fare tante collaborazioni con lui anche tempo fa. E più recentemente mi ha mantenuto i contatti e Diso verrà da me, quindi sarà venerdì 29, se non sbaglio, arriverà da me in treno, quindi saremo sabato 30 settembre al Games Week. Ora non vi saprò dire esattamente dove potrete trovarmi, ma faremo un vlog, magari un video lì insieme a Diso e soprattutto insieme anche agli N-Style, che saranno presenti loro sia sabato che domenica, quindi a loro va meglio, a noi va un po' di peggio perché saremo lì solo sabato. Vabbè, ma proseguiamo, andiamo avanti. Allora, l'altra cosa è che ho intenzione probabilmente, molto molto probabilmente, di fare una partner con YouTube. Lo so, il mio canale è piccolo, non ci avevo mai pensato francamente, ma io sono anche in quinta superiore, quindi quest'anno per me fare effettivamente video diventerà molto molto più complicato. Ed è per questo che chiedo tutta la vostra collaborazione, ragazzi, perché grazie alla partner, è vero, potrò guadagnarci qualcosina, non moltissimo, ma comunque potrò iniziare a mettervi a qualcosa. Non avevo mai pensato a YouTube in questo modo, sotto questo punto di vista, prima d'ora, perché YouTube per me è sempre stato un gioco. E non sarà mai un lavoro, probabilmente. Non ho né la voglia né le opportunità, probabilmente, per mettermi lì e farlo diventare un lavoro. Ho altre prospettive nella vita. Sicuramente, però, un aiuto da YouTube a livello economico non sarebbe male, per quel poco che mi può dare. Quindi, ragazzi, chiedo a voi tutto il supporto per questo nuovo passo del mio canale. Dopodiché, vorrei parlare di altri argomenti della serie, le live su Twitch. Ho visto che alcuni di voi mi stanno seguendo su Twitch attraverso le live su Hearthstone, ma volevo iniziare a fare anche altri tipi di live. Ho fatto una prova con Showdown ieri e non è stata delle migliori della serie, avrei potuto organizzarmi meglio. È stata una cosa fatta un po' così all'ultimo e, come al solito, le cose fatte all'ultimo non riescono. La serie, il programma che avevo scaricato per fare le live, non era il massimo e quindi la live è crashata quasi subito. Mi spiace, non succederà nelle prossime live, ma volevo dirvi che le prossime live non riguarderanno solo Hearthstone. Io però Hearthstone è un gioco che comunque a cui tengo, che voglio portarlo avanti, quindi farò anche live di quel tipo. Ma volevo concentrarmi anche magari, che ne so, su un po' su Pokémon Showdown, magari sfidando voi e parlando un po' di competitivo, magari anche con gli N-Style proprio in live, per dare un'opportunità anche a loro che non hanno una connessione che sia eccelsa. Oppure magari, che ne so, una bella randomizer su Pokémon, una bella Nuzlocke Challenge, perché la Nuzlocke di Platino è ancora lì, ragazzi. Magari, che ne so, potremmo veramente veramente finirla in live. Ho intenzione di continuare a fare collaborazioni con tutte le persone che saranno disposte a farne, soprattutto, ragazzi, con Diso e con gli N-Style. Li ho citati molte volte, ragazzi, non vi ringrazierò mai a sufficienza per... Non voglio dire opportunità, perché opportunità è brutto come termine, per tutti i momenti divertenti, tutte le occasioni che abbiamo per condividere. Parentesi breve, Matteo, che è la persona, se vogliamo dire, possiamo dire quello che si occupa del canale, a livello di video probabilmente, non vorrei dargli troppa importanza, ci sono anche Lorenzo, Simone e Riccardo che si occupano del canale. Riccardo è un grafico che è bravissimo, è molto più bravo di me. Matteo probabilmente io lo associo alla figura del capo, probabilmente, magari mi sbaglio, magari è Lorenzo Simone, però buttata lì mi sembrava lui. E voi, io e Matteo ci siamo incontrati a Pisa, perché siamo andati a Pisa per fare uno stage in cui eravamo 400 studenti in tutta Italia ed è stata un'esperienza veramente veramente fantastica. La cosa interessante è che ci siamo incontrati a Pisa, sì, ma in realtà i nostri canali si sono conosciuti leggermente prima, dopodiché abbiamo iniziato a collaborare ed è stato veramente fantastica come cosa. L'ultima cosa che vi volevo dire è: sto iniziando a pensare di fare video anche con il telefono, sì, soprattutto su Memory Defrag, che è un gioco di Sword Art Online a cui non me la cavo veramente male. Sono messo decisamente bene a livello di item, strumenti, cose di questo tipo. Non dico che porterò una vera e propria serie, ma magari dei video dove spiegherò
questo tipo di gioco, oppure le nuove meccaniche che sono state introdotte, perché è in costante evoluzione. Adesso hanno introdotto un sacco di cose nuove, veramente un sacco di cose nuove. L'ultima cosa è, seguendo l'esempio di Diso, e mi spiace copiarti amico mio, ma hai avuto veramente una grandissima idea, ho intenzione di fare vlog più spesso, della serie una, due volte a settimana, perché mi rendo veramente conto che voi con me non avete, cioè voi di me non conoscete praticamente niente e vorrei avere un rapporto diverso con voi, con alcuni di voi che seguono assiduamente i miei video riesco anche a fare delle parole negli anticommenti, ma con la maggior parte no. Quindi ragazzi, ringrazio veramente tanto le persone che sono iscritte nell'ultimo periodo, siamo arrivati a quasi 460 iscritti e per me è un traguardo, cioè, incredibile. Quando ho iniziato non avrei mai pensato che avrei raggiunto una cifra così e a me già basta, cioè io non voglio un canale, un giga canale, ve l'ho detto, inizierò la partnership, è vero, mi serviranno un po' più di visualizzazioni quello, ma vedo che alcuni video fanno piacere e altri no, però questo è dato anche dal fatto che voi effettivamente come persona non mi conoscete, quindi vorrei togliere questo gap che c'è tra noi due, che c'è tra anche tra i nuovi iscritti, sapere cosa ne pensate effettivamente del canale e su quale nuove serie vogliate che mi concentri o su quale nuove videogiochi vogliate che mi concentri. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, ancora una volta grazie mille per il supporto che mi state dando, spero che continuate così, ve l'ho detto, il prossimo periodo per me sarà molto complicato, in teoria tutto quest'anno sarà un po' complicato perché avrò la maturità, però ehi, cioè comunque continuerò a uscire con i miei amici, continuerò a fare YouTube, continuerò a fare le cose, non è che la maturità mi impedirà di fare altre cose, anzi io sto facendo anche patente per esempio. Vi ho portato via già abbastanza tempo, quindi se vi è piaciuto lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Se avete domande da farmi per il prossimo video siete liberissimi di farle, quindi bella ragazzi, ciao!